governo, ce l'avevo un contatto, perciò peraltro, non ci metterò ora niente, ci manca la regione, ci deve dare gestione. La provincia crede molto in progetti dell'università che diceva prima. Sì, certo, no? Ma noi, a noi questo adesso credo proprio il 10, adesso non so quando c'è l'incontro, ripeto, forse ripeto, fate questa domanda da qualche mese. E a breve noi stileremo, già è pronto, abbiamo già passato in giunta due bellissimi protocolli d'intesa, uno con la Fondazione Profeto Gaetani, non c'è un NINFA, questo è altro motivo di soddisfazione, e l'altro con la Camera di Commercio. La Camera di Commercio stilerà un protocollo d'intesa con il nostro comune, la nostra amministrazione, proprio per sostenere, incentivare le attività produttive, le attività dei due poli universitari, che posso garantire, lavorare molto su questo tipo. Cisterna si vedrete che si caratterizzerà negli anni come centro di polo di ricerca universitario. Questa è stata una scelta sicuramente condizionata, perché all'inizio si pensava di portare dei corsi di laurea a Cisterna. E si è passato, diciamo, dice, vabbè, non ci danno questi, prendiamoci la ricerca. Beh, vi dico che è stata una mossa vincente, perché solo intorno al polo della mobilità sostenibile girano 70-80 aziende in tutta Italia, e spero che una ventina di queste aziende vengano a Cisterna, e ci stiamo lavorando su questo. Altra cosa importante, l'ho detto ieri in Consiglio Comunale, Frattasi ha dato via al patto sulla sicurezza con la nostra città. E altra notizia, se volete ve le do così in passato, poi dopo si faranno le situazioni. La Regione Lazio ci ha accordato la trasformazione in complesso museale di Palazzo Gaetani, questo grazie anche a Marco Muzzupappa, che ha lavorato bene nel suo senso. Perciò noi stiamo portando avanti il programma elettorale, il programma di governo. Signor Casagrande, ci fa una piccola presentazione, la sintesi del suo scorso, insomma. Io vengo dalla Guardia di Finanza, poi 5 anni fa ho deciso di congedarmi, di cambiare mestiere, ho iniziato a fare il consulente per alcune aziende, poi ho introdotto la compliance negli enti locali, adesso faccio il consulente per alcune aziende e con il sindaco è nata l'idea di andare oltre quello che era un consulente sulla compliance, e ci sono tanti progetti che io ho condiviso e che quindi volentieri mi vedono a fianco del sindaco per sostenere lo sviluppo di questa città, da quale ormai sono affezionato, al di là dello start-up sulla compliance. Poi mi ritrovo tanti amici in questa città e quindi comincio a sentirla anche un po' mia, quindi lavorerò. Venendo da quale altra città, mi perdoni? Io adesso vivo a Latina. No, però le tue origini sono di? Io sono triestino di nascita, quindi sono un po' in donna, come si dice. Mio padre mi diceva sempre, con donna ti dice bello. Il lavoro della compliance che cosa ha portato fino ad oggi? Che cosa ha prodotto? Il lavoro della compliance 20.000 al giorno, posso assicurare. Il lavoro della compliance ha portato ha posto le basi per alcuni per modificare alcuni progetti. La compliance è un argomento abbastanza nuovo nel pubblico. E lei immagini che compliance nella definizione significa conformità, conformità a un dettato normativo. E ci sono, faccio l'esempio della 231, quella sulla responsabilità amministrativa degli enti, ci sono tutta una serie di adempimenti che deve porre in essere l'ente locale perché in questo ambito ci sia la possibilità di dividere quella che è la responsabilità personale dalla responsabilità dell'ente. Significa seguire un itinerario che sia nella legalità e che non ci si debba mai discostare dalla legalità. Significa esercitare un controllo sul comune perché le cose avvengano in un'ottica di legalità. Quindi è stata proprio anche una scelta politica quella
del sindaco di allora e ancora rafforzata dal sindaco Merolla, che vuole andare oltre quella che è la compliance e estendere quelle che sono le mie competenze con un contributo diverso da quello che è il